abbiamo fatto un'incursione nella cucina nel piano del lavoro, perché c'è una fila che arriva penso fino a Vegliano, no? Il paese vicino si chiama Vegliano, sì. Quindi siamo nel bel mezzo del lavoro, vi disturbiamo perché? Perché i nostri telespettatori vogliono sapere come funziona la pulitura di un fungo porcino. Certamente, allora prima viene pulito, poi dopo quando l'hanno pulito bene prendiamo una spugnetta, facciamo questo lavoro così in modo che non ci va l'acqua e poi lo puliamo. Dopodiché quando è pulito viene dato a un altro signore che lo taglia a fettine e poi si porta a friggere. Qui li preparate diciamo solo per la frittura, per la friggitura? Sì, solo per la friggitura, tutto fresco. Invece gli altri piatti che oggi abbiamo disponibili, ho visto le tagliatelle ai funghi, sì, porcini, ho visto, sì, vabbè, i funghi fritti naturalmente, certo, la carne alla brace, poi c'è altro? Poi c'è le bruschette alla crema di funghi. Anche lì c'è la vostra mano? Certo, anche lì c'è la nostra mano. Poi ci sta l'arista, sempre funghi, la crema di funghi, sì. Beh, tutto a base, diciamo, di funghi, giustamente, è la festa. Perché la festa è... Senta, ci spiegavano che in base al colore del dietro del cappello del fungo porcino c'è un tipo di fungo di prima qualità o di seconda qualità. Ce la spiega anche lei questa differenza? Ci fa vedere un fungo per farci capire la differenza? Allora, un fungo perfetto per la friggitura, adesso glielo trovo perché, eccolo, praticamente questo fungo non ha poco verde sotto, però quindi non ha la spugna, ha poca spugna, ha poca spugna, in modo che quando uno lo frigge, diciamo che c'ha più sapore del fungo, quello proprio piccolino, diciamo. Sì. Allora questo qui è di seconda pezzata, non so come posso spiegartelo, però eccolo, deve essere così, poi dopo viene tagliato, capito? Però questo di questo colore è buono, okay, nel senso è saporito. Invece se fosse del tutto bianco? No, quello sarebbe buono, è per un po' fare, duro, vero? Rimane duretto, allora ci si può fare il sugo per le tagliatelle, esatto, per le cuccine. Praticamente si bollisce in sostanza. Sì, si deve cuocere di più, invece per farlo fritto questo è l'ideale. Senta, siccome va molto di moda, poi penso voi sarete i primi a vederli i cooking show in TV, no? Che fanno vedere i cuochi che ormai sono diventate star. Io non sono cuoco, quindi io non posso essere una star, però le chiedo, per chi ci segue a casa, che magari scende al supermercato, scende all'alimentari, compra i funghi porcini, qual è il miglior modo, più semplice e più buono per farli a casa? Una ricetta... Secondo lei, cioè, se dobbiamo dare un consiglio ai telespettatori, una ricetta facile e al contempo buona per fare funghi porcini. Ma io penso che il fungo porcino, a parte che è talmente buono che non è che serve una cottura speciale, però per farci le tagliatelle è facilissimo. Quindi il fungo meglio di tutti farlo come sugo per la pasta? Però non con il sugo ma bianco. Il fungo fatto bianco, non col pomodoro perché smorzerebbe il sapore, sì, bianco. Quindi bianco. I nostri telespettatori, se comprano funghi porcini, la maniera più semplice e più efficace è farli, sì, come salsa per la pasta. Sì, perché se diciamo per farli fritti, la frittura è una cosa un po' particolare, a chi viene bene... C'è un segreto che noi non possiamo dire. Certamente che lo teniamo per noi. È nascosto dietro le nostre spalle, ma non ve lo possiamo far vedere per contratto. Per contratto. Ho sentito che sono più di 2500 pasti state servendo. Sì, eh? Sì, sì, sì. Quindi a voglia funghi. Sì, a voglia, ancora abbiamo da lavorare parecchio. Qui finiscono da ste parti, eh. Se continuate così finiscono i porcini, non ci stanno più per tutta... Siamo tutti noi. We'll be right back.
nello stand della Cimina Funghi, qui a Oriolo Romano, perché il fungo porcino è il protagonista della festa e naturalmente qui ne vediamo un bel po' in esposizione, soprattutto in vendita. Innanzitutto ci parli della Cimina Funghi. La Cimina Funghi è un'azienda che nasce diversi anni fa. È un'azienda che produce, diciamo, tante cose. Ci sono dei prodotti che sono in barattolo. Poi andiamo a vedere, sì, nello specifico. Sì. E comunque niente, il nostro mestiere è vendere i funghi, diciamo. Cioè, quindi meglio di voi non li conosce nessuno. Sì, sono anni e siamo sul territorio, quindi i funghi per noi, oltre che un lavoro, è una passione. Poi ricordiamolo, i funghi non si coltivano, giusto? No, no, quindi si vanno... È solo spontaneo, perché altrimenti ci sarebbe tutto l'anno, mentre invece è un periodo. Da giugno di solito oscilla, da giugno fino ai primi di novembre. Poi col primo freddo i funghi purtroppo non ci sono più, insomma freschi. Comunque nella nostra ditta li potete trovare comunque congelati. Certo, perché congelati, ci sono sott'olio, ci sono trifolati, c'è, sì, ci sono secchi, ci sono comunque i funghi porcini. Quindi possiamo andare alla Cimina Funghi in tutto l'anno, non solo nel momento della raccolta. Tutto l'anno è sempre aperto. Ok. Domanda di rito, quest'anno come sta andando e come prevedete che andrà? Quest'anno speriamo che piove, piovendo giustamente ci sarà più raccolta di funghi. Per adesso stiamo un po'. I prezzi sono un po' alti perché comunque il fungo ce n'è pochissimo. Certo, la raccolta fa il prezzo, diciamo. E certo, perché comunque essendocene di più costano meno. Certo. Un po' come l'olio, come altri prodotti. Senta, qui in esposizione c'è il fungo porcino che è il protagonista della festa, però non solo vedo anche altre varietà. Abbiamo i galletti, abbiamo i funghi disidratati, secchi, abbiamo i funghi sott'olio che sono buonissimi. Per chi è amante del fungo sott'olio è buonissimo, si presenta bene, è comunque una prima qualità. Olio di che tipo? Extravergine di oliva. Quindi anche un olio di qualità. Poi ce l'abbiamo, eccoli qua, abbiamo il pesto rosso che è una novità che abbiamo messo da poco. Tra l'altro con tartufo. Sì, con tartufo. Poi abbiamo il fungo porcino in crema che è sempre un'ottima qualità, una prima qualità. Ci abbiamo il pesto verde col tartufo. Ci abbiamo il sugo. Sugo già pronto. Sugo ai funghi porcini già pronto, che è un ottimo. Quindi magari per chi lavora, esatto. Stappa il barattolo e fa la pasta. E poi ci abbiamo il classico, che questo è tanto tempo che lo lavoriamo, è ottimo come prodotto. Sono 800 grammi già pronto, quanto uno lo stappa ci fa la pasta, la pizza. Ci fa tutto. Questa è una crema, giusto? No, questo è un fungo porcino trifolato con crema. La crema sarebbe quella cremina che tira fuori il fungo quando lo cuoci. Ah, ok, quindi è come farlo in pentola. Bravo, la stessa cosa. Ed è ottimo come prodotto. Senta, a noi ci hanno spiegato che poi anche lo stesso fungo porcino si suddivide, no? In base alla grandezza, in base... Il porcino c'è la prima, noi diciamo la prima qualità, la seconda qualità. La prima qualità è questo che abbiamo sul banco, che praticamente è bianco sotto. Possiamo vedere, lo può prendere in mano così, facciamo vedere. Praticamente è bianco, questo è una seconda, diciamo, questo è bianco sotto. Sotto il cappello, giusto? Sì, vede? Questa è una prima qualità. Mentre invece questa loro... La chiamano seconda qualità perché ha un pochino di spugna sotto. Il fatto che ci sia più spugna è negativo o positivo? No, no, è una cosa positiva perché comunque è quella che forma la cremina quando uno fa la pasta, diciamo. Quindi questo diciamo, è quello più sarà più cremoso, il seconda cremoso, qualità. Sì, questo diciamo essendo bianco sotto rimane più duro, uno lo può fare volendo anche al carpaccio che è ottimo. Olio, sale, limone, scaglie di parmigiano e rughetta è un ottimo piatto. Senta, ma la qualità... inficia poi pure anche nel prezzo. Sì, però diciamo quando ce ne sono pochi per loro quella comunque rimane una prima qualità. Cioè in che senso? Nel senso che essendocene pochi non fanno tanta distinzione nel selezionare il prodotto. Quindi tutti e due rientrano in un'unica. Sì, rientrano in un'unica anche perché il fungo anche essendo un pochino più maturo è comunque duro, bello fresco, vede? Poi questo è il più pregiato. Questo qua con... scuro, diciamo. Quello più scuro. Pregiato, sì. Perché più pregiato? È perché è un ottimo sapore. Ah, quindi ha un sapore più forte. Più forte, più particolare. Profuma tantissimo. Già da crudo, figuriamoci da cotto. Senta, invece quel fungo con di colore marrone chiaro? Che io momentaneamente ho finito, mi è rimasto solo questo. Questo è l'ovulo aperto.
che, come diciamo si utilizza solitamente in cucina? Questo si fa crudo o col sughetto, quello aperto di solito si fa col sughetto. Ah, perché c'è anche chiuso? Sì, c'è chiuso che sembra proprio un uovo che io credo di aver finito. Ecco, ce n'ho uno piccolino qua. Questo praticamente è quello chiuso, che sembra proprio un uovo. Come i fiori, no? Si sbocciano, diciamo. La cosa molto importante è, questo è un ovulo, se tu lo spacchi, c'ha la forma dentro del funghetto e le lamelle, vuol dire che è un ovulo. Mentre invece è simile alla mannite falloide, che è un che è velenosissimo, però quando lei lo apre è tutto paro, tutto compatto e non ha la forma del fungo come questo. Se noi spacchiamo questo, aspetti che prendo. Proviamo, dai, facciamolo in diretta, vediamo come si apre. Vede? Ha il simbolo forma, giallo? Ha la forma del funghetto, vede? Sì. E ha le lamelle. Questo è un ovulo. E mentre quindi invece la mannite è tutta para, tutta non bianca. Ha questo rilievo. Non ha questa forma qua del funghetto. No, che poi diciamolo, per carità, è bello andare a fare funghi e tutto, però soprattutto per chi non li conosce è molto meglio venire alla Cimina Funghi, sì, no? Meno pericoloso, poi ogni anno si parla di incidenti. Ogni anno si fa, noi facciamo dei corsi, noi facciamo, abbiamo il tesserino per poterli vendere, che è molto diverso da quello per poterli raccogliere. Tanta gente per raccoglierli. Quindi sempre meglio fidarsi di chi è esperto in questo ambito. Nonostante tutto comunque sono controllati i funghi, vengono comunque controllati giornalieri, insomma, giorno per giorno. Perfetto, noi la ringraziamo, ricordiamo dove vi troviamo se vogliamo. Eccolo qua, strada statale Cassa Cimina 26, Ronciglione Viterbo, aperto tutti i giorni, orario di negozio, diciamo la domenica mezza giornata. Forse li state iniziando a odiare i funghi, penso, dopo un sabato così. Vi posso assicurare che non mi vanno più. Beh, è normale, quando si fa sempre una cosa poi alla fine disgusta un pochino. No, disgusti mai. No, vabbè, i funghi sono i funghi. Fritti e si mangiano sempre. State facendo due passaggi diversi, giusto? Prima nell'uovo, poi nella farina e poi dopo vengono scolati dalla farina. Perché se no dopo si avrebbero una panatura troppo, troppo, troppo forte. L'olio, si sporcherebbe di più l'olio. Ah, esatto, perché dopo giustamente dovreste cambiare più volte l'olio. Cambiano spesso l'olio, vedi? Poi stavamo prima leggendo più di 2500 pasti, quindi ha voglia di cambiare olio. Di là non ce l'hanno detto al reparto funghi, qual è il segreto per fare un fritto con i funghi buono? È tutto un procedimento che deve venire bene. Come è? Il procedimento in cosa consiste? Nello sbattimento dell'uova e nella panatura. E poi nella farina e poi si frigge. Tutto no, perché ad alcuni viene bene, ad alcuni viene male, quindi qualche cosa. Ci vuole l'olio buono e tanto, prima cosa. Che cosa tanto? Tanto olio e buono. E qui ce l'avete buono. Certo.
casatrice che si sposa, il marito amante dei cavalli e lei, essendo una danzatrice, le scarpette da punta che vengono scolpite in basso rilievo. Siamo nel laboratorio dello scultore Claudio Magagnini, ci troviamo a Riolo Romano e ci troviamo nella casa dove vengono prodotte tantissime opere d'arte. Anche, diciamo, attività di restauro, tra il marmo, il gesso, eccetera. Qui c'è un tabellone dove parla del restauro del Teatro Petruzzelli, di cui ho partecipato vivamente, modellando angeli, mascheroni, eccetera, quello che fu incendiato. Diciamo che come attività, oltre a fare questo, cerco di trasmettere un po' ai bambini, ad altre persone, le tecniche antiche che non vengono più usate. E molti anni fa, a Viterbo, nel 94 e 95, insegnai alla scuola di Scalpellini scriattoli per conto dell'Associazione Amici dei Monumenti di Viterbo. Qui abbiamo un esempio di creta, argilla, per fare uno stampo, una riproduzione con della frutta. Ecco che prima si prepara il modello in creta, poi viene fatta una gomma, una controsagoma in gesso, si apre e poi si richiude togliendo queste e si fa la colata. Qui abbiamo altri esempi, diciamo. Qual è l'opera d'arte a cui è più legato? Bene, ultimamente quella di cui sono più legato si trova a Viterbo, oltre al monumento della giustizia davanti al tribunale a De Artemis, c'è il monumento dei carabinieri, il carabiniere a cavallo, intitolato Pastrengo. E abbiamo una foto qua, qui è mentre lo sto lavorando, sbozzando, sopra con i generali a Viterbo durante l'inaugurazione. In cosa è fatto? Un blocco di pietra viterbese di Torchiano, il peperino, il famoso peperino di Viterbo. Quindi lei lavora anche diversi materiali? Sì, questo è un altro esempio del leoncino di Viterbo e lo stemma del principe di Galles, donato dalla città a Carlo d'Inghilterra. Altri personaggi, questo è anche Pietralecchese, un monumento a Otranto che sta nei giardini. Quindi diciamo ha girato anche l'Italia per le opere. Esatto, ho girato in Italia, paesi come Otranto, Firenze, Bari, Lecce, nel nord, insomma quello che capitava, ma maggiormente ho lavorato nella provincia di Viterbo. Com'è nata la passione per la scultura? Sin da bambino mi piaceva modellare, intagliare il legno, poi ho conosciuto uno scultore, anche se io ho fatto l'istituto tecnico, ma ho dovuto ricominciare studiando un po' di restauro, un po' di tecniche da scultori nel laboratorio loro, vecchi Scalpellini, che sono ottimi maestri, e piano piano uno poi porta avanti le sue idee. Si evolve. Esatto. Che poi non è l'unico collegamento con l'arte, no? Perché non c'è solo la scultura nella sua vita, c'è anche un'altra passione. Un'altra passione che anche in questo caso lei trasmette a ragazzi, a persone, diciamo, che l'apprendono. Esatto, è la danza. Sono stato un danzatore classico nella Compagnia Nazionale, dove ballava niente di meno che l'étoile dell'opera di Roma, Diana Ferrara, e tanti altri maestri che venivano dall'est. Adesso, diciamo, a questa età mi occupo di trasmettere ai bambini un po' di danza, affiancato da una bravissima maestra, Matilda Russo, diplomata al Teatro dell'Opera di Roma, buonissima docente, e stiamo portando avanti un centro come lo IALS a Roma, un centro di arte tra scultura, danza, tecniche del teatro e altre cose. E plié, col braccio stendo, plié, apro, gran plié, vado giù, ritorno, stendo.
sfonda, plie, stand, plie, stand, gran plie in seconda, giù, torno col braccio e apro. In questo momento su cosa sta lavorando? Cosa c'è in cantiere nelle prossime opere? Grandissime opere, ce n'è una con molta speranza, il restauro della fontana di Civita Castellana, che diciamo è stata studiata, mancano dei blocchi che sono andati perduti qualche secolo fa e si cerca di rifarli, travertino e marmo. Ok, quindi la vedremo all'opera tra un tempo indefinito, però la vedremo all'opera quindi a Civita Castellana. Certo. Cosa l'ha portata ad aprire il suo studio qua? Bene, io sono nativo di Oriolo, lo studio è nato così. Ho visto questo locale molti anni fa, perché era un'ex fonderia della Ghisa, andata un po' in malora, e ogni artigiano ha comprato un pezzo, se l'ha ristrutturato, e qui è nato il mio atelier. Che si parla dei funghi, delle tagliatelle, dell'aris e tutto, però qui c'è una cosa importante, c'è un ramo importante, cioè il ramo per i celiaci. Esatto, quindi qui è una cucina a parte, giustamente come deve essere, e preparate cibo solo per chi ha problemi. Esatto, prepariamo cibi senza glutine per le persone che sono intolleranti o celiaci, e quindi abbiamo una cucina a parte, come vedete, perché per non contaminare, certo. Quindi qui è tutto lo stand senza glutine, quindi la materia prima è la stessa, però la materia prima è la stessa, l'unica cosa che cambia è che usiamo farina di riso invece di farina normale, e quindi ecco, evitiamo tutte quelle che riguardano le farine, anche la pasta è pasta di riso o di mais, certo, quindi. Però per quanto riguarda i prodotti sono come quelli di loro, insomma, l'unica cosa è la lavorazione che viene. La richiesta è alta? Beh sì, abbastanza, diciamo sì, in aumento rispetto agli anni precedenti. Noi gli anni scorsi diciamo andiamo sempre a migliorare, anche perché le gente si conoscono, sanno che ci troviamo qui, quindi vengono volentieri, hanno un buon servizio, hanno la possibilità di poter mangiare dove prima non potevano, ecco, quindi... Certo, di solito per i celiaci la sagra è il posto peggiore, meno adatto, certo, no? Certo, certo, infatti noi stiamo attenti proprio perché dobbiamo stare attenti alla contaminazione. Anche perché in questo stato, insomma, cercate di essere attenti al massimo, comunque noi riusciamo a mantenere un attimo un alto standard di qualità. Thank you.
stato un grande acquisto. Perché è stato un grande acquisto? Perché è un ragazzo serio, un lavoratore e un ragazzo d'oro. Quanta carne avete cotto per 2500 persone? 34 maiali. Avete spopolato il popolo dei maiali di Oriolo? Mo ci arrabbiamo con gli animalisti, si arrabbiano gli animalisti, ma che dobbiamo fare? A sacra anche questo. C'è uno schieramento di salsicce che io vi giuro in vita mia non ho mai visto, quindi... Ma te lo spiega il grande Gianluca, vai Gianluca. Gianluca, ma come fai a seguirle così tante? Cioè evitando che si bruciano e tutto, cioè un lavoro di concentrazione? In continuazione girare, mettere brace e girare. Bucare le salsicce, se no non esce, non esplodono, e un continuo. Poi c'è un monitor che ci dice in tempo reale quante salsicce sono ordinate e quante ne escono, e tutto qua. Poi in mano agli esperti ti spiegano come... E poi lo sai, l'ho mangiata una, quindi due di salsicce cotte da te erano buonissime. Grazie, molto gentile, altro che complimenti si ricevono e fa molto piacere. Lavoro così va bene. Immagino però dopo questa festa tu le salsicce non le vorrai più vedere. No, dopo facciamo il vegetariano, passiamo alla vegetazione. Ci abbiamo l'orto e andiamo avanti con la vegetazione. Non ne mangiate più. Buona festa. Grazie. Siamo qui nelle vie di Oriolo Romano durante la festa del fungo porcino, e questo è uno stand naturalmente che fa parte della festa. Innanzitutto come sta vedendo l'afflusso delle persone? Beh, come ogni anno abbiamo un buon afflusso di persone, fortunatamente è una festa conosciuta diciamo nel centro del Lazio. Da Roma vengono molte persone, ma anche dalle zone limitrofe, quindi Cerveteri, la Dispoli, ma anche dalle zone verso la Toscana. Abbiamo anche qualche stand della Toscana quest'anno. La sagra sta funzionando bene come ogni anno, sono 16 anni che viene effettuata. Io personalmente con il mio banco sono 6 anni e devo dire che comunque sia una bella fiera, funziona bene e fortunatamente abbiamo... Una fiera che funziona, un paesino piccolino che però, ecco, ha questa bella fiera, ripeto, scusatemi la ripetizione della parola, ma è quello. Lei ha prodotti enogastronomici, no? Quindi vedo salse, vedo prodotti anche a base di funghi. Il fungo porcino, che fungo è? Cioè, è un fungo che... È un ottimo fungo, il fungo di porcino di Oriolo Romano è molto particolare, ha un sapore tutto suo che descrivere la parola magari non si riesce nemmeno, però è un ottimo fungo, molto molto buono. Che poi la tradizione italiana è ricca, no, di altri funghi, qui per esempio vedo tartufo, uno su tanti. Certo. In generale, quindi lei che li vende, no, immagino che il fungo lo conosca bene. Diciamo che sono una buona consumatrice di funghi. Lei da dove viene? Io abito fortunatamente qui in zona. Ci sono tanti fungaroli, persone che si svegliano la mattina presto per andare a fare funghi. Come funziona? Pure la ricerca del luogo, il fatto che non si può dire? Assolutamente non si deve rivelare il luogo dove vai a fare funghi, perché sennò viene un altro e te lo ruba. Quindi ci si sveglia presto, ovviamente si va alla ricerca, si porta un bastone sempre perché potresti incontrare vipere o quant'altro, quindi sai, è anche un po' pericoloso. Bisogna avere il tesserino, assolutamente sì, perché sennò se ti beccano le guardie zoofile e giustamente ti fanno le multe, è anche giusto secondo me. Fungo porcino si trova in zona, si trovano anche funghi ovuli e poi sono altri tipi di funghi che magari più conosciuti o meno. Ah, molto buoni, però, anche quelli velenosi. Esatto, di solito si portano a controllare, no? Micologi, ma comunque se hai il tesserino fai anche un corso di micologia, che io sappia, e quindi riesci a capire se il fungo è buono o no. Se hai dei dubbi, sempre portarlo a chi di competenza e farli conoscere. Lei è mandata a funghi? Sì. Quindi lei l'ha raccolti e sa pure i posti buoni? Sì. Sai che ci vedono tanti da Roma a noi, quindi non, dirò quindi mai. Non ce li può dire.